Il laboratorio Comunicazione ed Espressione Corporea, Sequenze di Movimenti e Coreografie è stato avviato con la spiegazione della scelta del nucleo tematico Comunicare ed Esprimersi. Esso rappresenta infatti un nucleo che interessa tre campi disciplinari: scienze motorie sportive, musica ed arte immagine. Le tre discipline, interagendo fra loro, come si evince anche dalle indicazioni, consentono agli alunni di potersi esprimere simultaneamente attraverso tre tipologie di linguaggi e di codici: quello sonoro, quello gestuale e quello iconico visivo. Per ottenere così una maggiore comunicazione e quindi più efficace, per comunicare in modo costruttivo in ambienti diversi e per negoziare con la capacità di avere fiducia di essere in consonanza con gli altri. L'uso infatti di una pluralità di linguaggi intersecati fra loro è congeniale agli esseri umani. Essi offrono così una ricchezza straordinaria di segni sul piano emozionale e rappresentano canali assai importanti per esprimere emozioni e sentimenti, trasmettere pensieri, scambiare opinioni, esperienze e informazioni attraverso messaggio. Si è proceduto poi nel laboratorio attraverso l'analisi di tre concetti chiave in seno al curriculum verticale: nodo concettuale formativo, processi e situazioni. Sono state poste alcune domande rispetto a questi tre concetti e si sono poi discusse e condivise, tenendo presente anche la prima giornata del seminario, dove questi concetti erano stati sviscerati e presentati in modo profondo. Quindi, utilizzando la tecnica brainstorming, siamo arrivati a definire questi tre importanti concetti che si ritrovano poi nel dover presentare nelle voci di curriculum delle schede presentate. Poi, dopo aver condiviso, ci siamo divisi in tre gruppi disciplinari, quindi arte immagine, scienze motorie e musica, rappresentando tutti e tre gli ordini di scuole, quindi dall'infanzia alla scuola secondaria di primo grado. Come primo momento si è condivisa la mappa concettuale dei tre campi disciplinari, concentrandosi sia sul nucleo tematico trasversale comunicare ed esprimersi e sia anche sui concetti o sottoconcetti di questo nodo. Poi è stata presentata anche la competenza trasversale comune e diceva: inventare una danza folcloristica che può essere rappresentata attraverso una coreografia, creare poi la sequenza ritmica che rappresenta la partitura per quanto riguarda il campo disciplinare musica e rappresentare passi e figure della danza, costumi e scenografie per comunicare ed esprimere emozioni e sentimenti, per comprendere diversi punti di vista, per negoziare con la capacità di creare fiducia e di essere in consonanza con gli altri, partecipando in modo costruttivo alle attività. È stata condivisa per tutte e tre le discipline questa comune competenza. Poi siamo passati a completare quella che è la tabella A del format proposto dal laboratorio RED, che metteva in luce l'analisi e l'interpretazione delle indicazioni, ricercando gli elementi che nel documento ministeriale indirizzano la costruzione del curriculum, quindi i traguardi di competenza, gli obiettivi di apprendimento e le competenze europee. Dopo aver completato questo primo momento, siamo passati a vedere quello che è la curricolazione e l'articolazione del nodo concettuale che avevamo preso in esame, quindi comunicare ed esprimersi. I tre gruppi sono proceduti poi attraverso la selezione dei processi e delle situazioni. Il lavoro è stato fatto con molto impegno da parte degli insegnanti, hanno discusso intensamente, si sono confrontati, questo è stato il momento migliore perché hanno potuto, in tutti e tre gli ordini di scuola, potersi confrontare, quando non succede mai o quasi mai, insomma, durante la realtà scolastica, di poter condividere anche con scuole e situazioni diverse.